Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si è addirittura presentato dai giudici dicendo: vi facciamo conoscere qual è il sistema Coop. Qua il presidente della Lega delle Cooperative gli spieghi qual è il sistema. Assolutamente sì, Floris. Io penso che i cittadini non possono più accettare di vedere quotidianamente un politico arrestato, un amministratore locale arrestato, e in pochi mesi io ho perso il calcolo di quanti scandali, a partire dall'Expo, il Mose, Mafia Capitale, Emilia, il TAV di Firenze e adesso lo scandalo di Ischia. In tutti questi casi di scandalosa corruzione, cos'è che è accaduto? C'è sempre stata di mezzo una cooperativa. Con questo noi non diciamo che tutto il sistema immenso delle cooperative italiane sia marcio, ma lì all'interno si annida qualcosa che non va, che si collega con la politica e fa da cerniera tra la cooperativa stessa e l'attività criminale. Quindi per noi è stato fondamentale andare a parlare con il procuratore e dire di aprire addirittura una nuova, di far nascere addirittura una nuova procura nazionale anticorruzione. Se ci dicono, alcuni parlano di 20 miliardi, altri di 10 miliardi di costi della corruzione in Italia, significa meno posti di lavoro per i giovani, significa pensioni più basse per gli anziani. Perché non interveniamo lì, in quel settore più importante? Rimaniamo sulle cooperative. Voi dite c'è qualcosa che si annida all'interno, siete addirittura andati dal magistrato a dire il problema che riguarda unicamente le cooperative. Qua il presidente glielo può dire qual è, secondo lei? Hanno fatto di peggio. Cosa hanno fatto? Hanno detto che noi siamo la lavanderia per i soldi sporchi della mafia, e per questo qualcuno si è beccato una denuncia per querela. Guardi, io le posso rispondere che ho letto una sua intervista recente dove, dottor Lusetti, lei affermava che le cooperative si devono slacciare dalla politica. Lei però sa anche meglio di me che è andato a sostituire un certo signor Poletti, che ora fa il ministro del lavoro e che quindi faceva il presidente della Lega Coop. No, aspetti, mi lasci terminare. Non c'è nessun problema. Allora, io non sto parlando di illegalità. Sto dicendo che se le cooperative e la politica si devono staccare, lei non potrà smentirmi adesso nel dire che le cooperative sono diventate uno strumento di finanziamento della politica, non dico in maniera illegale ed illegittima, ma se tu finanzi la politica, poi la politica che cosa fa a te cooperativa che costruisci o che adempie ad attività sociale? Ti farà dei favori. Lusetti. È questo sì, il discorso. Politica e cooperative si devono sganciare. Ci sono dei dati al punto della conferenza stampa di oggi di Matteo Renzi. Matteo Renzi ha detto, guardate, che se noi andiamo a mettere le mani sulle tante municipalizzate che gestiscono il denaro pubblico, da là possiamo tirar fuori parecchio. Lei gli crede? Allora, io sto ascoltando con molta attenzione tutti gli interventi degli esponenti delle altre forze politiche, sia nell'argomento precedente, la corruzione, che in questo, interventi per superare la crisi. Però con un sorriso vorrei ricordare loro che negli ultimi 20 anni si sono alternati al governo e che quindi un po' di responsabilità in tutta questa situazione in cui io e i miei figli e tutti gli italiani stiamo vivendo ce l'hanno. Detto questo, io penso che la politica economica di Renzi sia completamente sbagliata, perché si basa sull'austerità. Cioè su quei parametri europei che sono un vero e proprio cappio al collo che la Germania impone a tutto il resto dell'Europa. Noi abbiamo un'idea completamente diversa che pensa ai cittadini e ai redditi dei cittadini. L'austerità di Renzi, che dovrebbe essere condannato per austeritismo, significa diminuzione dei salari e significa precarizzazione dei posti di lavoro. Noi a questo alterniamo l'esatto opposto, che è una proposta di legge molto semplice che c'è in tutta Europa, esclusa l'Italia, l'Ungheria e la Grecia, che è il reddito di cittadinanza, che significa realmente rilanciare l'economia reale, non salvare i conti delle banche e delle società finanziarie. L'economia reale, cosa che non hanno rilanciato gli 80 euro di Renzi, perché allora i consumi nel 2014 sono scesi ancora, e che significa ridare dignità a tutti i cittadini italiani. Allora, Toninelli, le assicuro che adesso parleremo approfonditamente del reddito di cittadinanza anche col suo collega Morra.